Veniamo a un momento un po' più vicino a noi, era il maggio del 2017 quando il Papa stava in visita a Genova allo stabilimento Ilva e pronunciava queste parole, ascoltiamole insieme. Non c'è buona economia senza buoni imprenditori. Il vero imprenditore, io cercherò di fare il profilo del buon imprenditore, il vero imprenditore conosce i suoi lavoratori perché lavora accanto a loro, lavora con loro. Non dimentichiamo che l'imprenditore deve essere prima di tutto un lavoratore. Se lui non ha questa esperienza della dignità del lavoro, non sarà un buon imprenditore. Condivide le fatiche dei lavoratori e condivide le gioie del lavoro, di risolvere insieme problemi, di creare qualcosa insieme. Se quando deve licenziare qualcuno è sempre una scelta dolorosa e non lo farebbe se potesse. Nessun buon imprenditore ama licenziare la sua gente. Così Papa Francesco nel maggio scorso, era il 27, sabato 27 maggio, era allo stabilimento Ilva di Genova e incontrava il mondo del lavoro. Proprio questa frase del Papa, non esiste una buona economia senza un buon imprenditore, è stata ripresa dalla FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per lanciare la propria assemblea nazionale che si svolge in questi giorni ed è dedicata alla persona al centro della buona economia. E questa giornata di lavori inizia proprio oggi in Piazza San Pietro con l'udienza generale del Papa per poi proseguire a Palazzo San Calisto, anche con un intervento del cardinale Turkson, che come sapete guida il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale. E in Piazza San Pietro c'è in questo momento Lino Enrico Stoppani, presidente della FIPE, che saluto e ringrazio. Presidente, buongiorno. Grazie e grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. Dunque, perché questa idea di aprire l'Assemblea Nazionale della FIPE partecipando all'udienza del Papa? Beh, raccogliendo anche lo spunto che ci è stato offerto a suo tempo da Papa Francesco, che avete trasmesso ricordando quelli che sono i valori umani e sociali del fare imprenditore e della vicinanza che lega l'imprenditore al proprio lavoratore, una famiglia allargata, quelli che sono la reciprocità in ogni momento, l'aiuto, la condivisione e la speranza di far bene, sono caratteristiche comuni delle nostre attività fatte di normalmente di piccole e medie imprese che rappresentano il mondo del pubblico esercizio con un grandissimo valore sociale, perché nelle nostre attività si condividono momenti di felicità che come il cibo e il tempo libero, ma lo spunto della buona economia nasce dalle considerazioni del Santo Padre, insomma, che ci richiama i valori morali, etici e affettivi che devono legare l'imprenditore ai propri lavoratori. Dunque l'impresa vista soprattutto come un progetto di vita dove si può pensare a innovare, investire, ma senza mai perdere l'umanità, non è vero? Beh, certamente le imprese non sono istituti di beneficenza e hanno come legittimo obiettivo quello del lucro, ma responsabilità di un'associazione di categoria è quella di tutelare gli interessi degli associati, ma anche di farli scegliere crescere dal punto di vista culturale. E dal punto di vista culturale non vuol dire solo sapere, conoscere, ma anche sapersi guardare intorno, in giro, indietro, capire i problemi delle persone che ci sono vicine e nella misura in cui si può anche retrocedere un po' delle fortune che si hanno. Ecco, le persone che sono coinvolte nei pubblici esercizi, Presidente, sono persone di tutti i tipi, di tutte le età, non è vero? Ma è di tutti i tipi, di tutte le missioni, insomma, all'interno della nostra azienda ci sono le grandi multinazionali, ma ci sono anche le piccole e medie imprese, un settore fatto da 1 milione di occupati, da 80 miliardi di fatturati, dove ovviamente gli interessi sono molto importanti, ma è un'attività con un grande valore sociale, dimostrato insomma da quelli che sono l'ascolto delle persone, il servizio che forniamo, il presidio del territorio, la sicurezza, che sono a nostro avviso valori immateriali spesso non considerati, ma che sono parte fondamentale della nostra offerta. È molto importante, no? Anche la relazione umana, perché nei bar, nei ristoranti, tante volte sono persone
che hanno a disposizione l'opportunità, no, di con un sorriso, con una parola gentile, con un atteggiamento umano, davvero di cambiarci la giornata. Assolutamente sì, le parrocchie hanno il loro centro di ascolto, i nostri sono centri di ascolto, evidentemente con un'altra organizzazione, un'altra finalità, ma oggi c'è bisogno anche di sapere ascoltare, di sapere aiutare dove è possibile e di saper trasferire anche quelli che sono anche un po' di elementi di conforto, di vicinanza e di solidarietà che in questo momento c'è particolarmente bisogno, viste anche le difficoltà economiche che questo paese soffre, di problemi anche di carattere sociale che voi conoscete perfettamente. Ecco, il Cardinal Turkson farà un intervento all'apertura della vostra Assemblea Nazionale, la centralità della persona nel fare impresa. Perché avete voluto questo intervento? Beh, richiamando e facendo riferimento alle considerazioni del Santo Padre, insomma, che tra l'altro poi chiudeva quel ragionamento perfetto sulla scelta dolorosa del licenziamento con una considerazione che aveva un po' disorientato qualche nostro associato, insomma, chi licenzia un commerciante, noi ci sentiamo commercianti, ma commercianti anche non solo di interessi ma anche di valori, da qui il bisogno magari di trasferire, la nostra attività è fatta anche di saper comunicare che non difendiamo solo interessi, che sarebbe abbastanza limitato. Vendiamo, trasferiamo anche dei valori e dietro le nostre attività, come dicevo, ci sono i valori che toccano certamente le famiglie dei nostri dipendenti, ma toccano anche i rapporti con i nostri clienti non sono numeri, sono le persone, e nella misura in cui i nostri imprenditori accrescono sensibilità su questo argomento possiamo pensare in una società migliore, insomma, una società fatta di egoismi, ma dove bisogna dare dei buoni esempi, dei buoni insegnamenti. Buoni esempi cerchiamo di darli anche noi, buoni insegnamenti, diciamo, andiamo da Peter Turkson, il cardinale che ha la delega sullo sviluppo integrale dell'uomo, per certamente per germinare qualche buono proposito per le nostre attività. Ma è vero che nessun buon imprenditore ama licenziare la sua gente? Assolutamente sì, insomma, è un dispiacere per tutti, insomma, purtroppo a volte capita anche di doverlo fare, ma la sofferenza prima di tutto dell'imprenditore, perché dietro licenziamenti, dietro una persona ci sono le famiglie, ci sono i suoi problemi. Il licenziamento evidentemente tronca e mette in grandissima difficoltà qualsiasi persona, insomma, di là poi di quelle che sono le tutele di legge, ma è anche un problema di dignità umana e non solo di aspetti economici. Licenziamento è una persona senza lavoro, una persona che perde buona parte della sua dignità e molto spesso cadendo poi in quelli che sono gli aspetti di depressione, di debolezza che dobbiamo cercare di comprendere e di aiutare nel limite del possibile. Grazie a Lino Enrico Stoppani, presidente della FIPE, buona udienza del Papa. Grazie, grazie di cuore, buona giornata, grazie.